Visita istituzionale in provincia di Lucca per l'ambasciatore di Tunisia in Italia Moez Sinawi, accompagnato dal console in Emilia-Romagna Davide Cappeddu e il console a Firenze Gualserio Zamperini. La delegazione diplomatica è stata ricevuta durante la mattinata in prefettura, dove si è incontrata con il prefetto Maria Laura Simonetti, il questore e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Successivamente si è recata in comune. Qua è stata accolta dal sindaco Tambellini, dagli assessori Mercanti e Ragghianti e dai rappresentanti delle categorie economiche. La Tunisia è infatti un partner importante e consolidato per la nostra provincia, sia a livello economico che culturale. Questa visita è una visita istituzionale. Prima abbiamo visitato il prefetto, il presidente della provincia e ora siamo dal sindaco. È vero che è una visita sia politica, perché sono ambasciatore e rappresento un Stato, che economica e culturale. E dunque i tre pilastri di questa politica le vogliamo arricchire fra la Tunisia e la città e la provincia di Lucca. Dal lato delle esportazioni, la nostra industria calzaturiera, cartaria e delle materie plastiche esporta una buona quota di prodotti, si parla dello 0,6% della quota export totale della nostra provincia e a livello di importazioni si parla soprattutto di olio, la cui quota di importazione è aumentata decisamente negli ultimi anni, e sempre di calzature. La quota totale è dell'1,2%. Comunque le relazioni sono buone, sono negli ultimi tre anni questi dati sono mantenuti abbastanza stabili, sono costanti, quindi è sicuramente un partner importante per il nostro territorio e siamo molto lieti di conoscere l'ambasciatore e di stringerci relazioni.